Direi che è un ottimo martedì sera, eh? Cosa ne dite, ragazzi? Stasera che si è vinto per 4-2, un derby di questo tipo, stasera che sono ritornati dei pezzi importanti di Juventus che in questa stagione sono mancati, stasera che si porta a casa un risultato importante e in una serata in cui viene consegnato anche il ricorso in vista delle plusvalenze. Per anche cercare di recuperare quei 15 punti che ci sono stati tolti. Juventus che in questo momento è all'ottavo posto, settimo a pari punti col Bologna, a meno 10 dalla Lazio, che è al quarto posto, meno 10 dalla UEFA Champions League. Nonostante i 15 punti di penalizzazione, squadra che ne avrebbe conquistati 50 sul campo, e vediamo se questo ricorso ce li ripresenterà. Per farci arrivare al secondo posto davanti Inter Milan. La Juventus sul campo ha avuto sicuramente dei passi falsi delle incertezze in questa stagione, ma comunque, nonostante quella penalizzazione, 50 punti li ha raccolti. E questa sera, permettetemi, mi sono anche divertito. Questa sera ho riassaporato un po' di energia positiva derivante dal divertimento di fronte a una partita della Juventus. Il primo tempo non mi era piaciuto tantissimo, devo essere onesto, ma nel secondo abbiamo visto qualcosa di diverso, di un po' più impattante da parte della Juve. Quindi io sono soddisfatto di quello che ho visto, cercheremo di fare un'analisi un po' più ampia. Credo anche che ci sia una Juve prima e una Juve dopo. La Juventus parte male, malissimo, come peggio non poteva, dormita, generale. Su un calcio d'angolo, veramente buonanotte, anzi buongiorno, dato che nel Toro gioca un giocatore con quel nome, dormita generale su calcio d'angolo, gol di Caramo lasciato colpevolmente da solo. Queste cose proprio in Serie A non si possono vedere. Poi abbiamo un Vlahovic che serve spalla alla porta a Kostic. Vlahovic che credo che questa sera abbia fatto la sua miglior partita spalla alla porta da quando è arrivato alla Juventus. Kostic le crema un rigore, ma in realtà inciampa da solo, non c'è niente. Quella fascia sinistra lì però è la chiave per cercare di svoltare la partita e di recuperare il gol di svantaggio. Dopo 3 minuti ancora Rabiot per Kostic, alla fine la palla carambola, Barnechea di petto la mette giù per Di Maria che da fuori area trova una conclusione un po' troppo complicata. Barnechea che gioca al posto di Paredes e Paredes che non entra nemmeno successivamente con Rabiot che va a fare il regista. Due indizi, non fanno una prova, ne servirebbe un terzo, ma qualcosa con Paredes è successo, se no questa cosa veramente non me lo spiego. Dopo altri 3 minuti ancora il gol di Cuadrado, ancora una volta dalla sinistra, ancora una volta il pallone che diventa pericoloso perché si va dalle parti di Kostic, Di Maria che va in verticale a cercare una bella giocata di Kostic che si sposta il pallone, crossa per uno tra Rabiot e Vlahovic al centro dell'area. La palla in qualche modo passa comunque per Cuadrado che finalmente si reiscrive al tabellino dei marcatori. In un derby, la partita di qua. Ci sono delle partite che sono di diritto, spettano di diritto ad alcuni calciatori. E il derby è una partita di Cuadrado, è una partita di Pogba. Ci sono quei giocatori che d'élite, Higuaín, quei giocatori che nel derby hanno quasi sempre comunque firmato, no? Il tabellino. E Cuadrado è uno di quelli. Quindi tanta tanta roba. Mi fa un sacco piacere che il gol dell'1-1 sia arrivato proprio da Juan, dopo un periodo anche in cui era abbastanza traballante a livello di prestazioni. Non riuscivamo più a riconoscere il Cuadrado di una volta, giocatore che sta andando a grandi passi verso l'ultima parte di avventura alla Juventus. Ma quante emozioni ci ha regalato in questi anni. E stasera ci ha dato un pizzico di nostalgia di quelle serate, di quei derby risolti da Cuadrado in momenti anche più delicati probabilmente rispetto a questo. E poi c'è un'occasione del Toro perché la Juve forse si era un po' rilassata. Dicevo, il primo tempo non mi è piaciuto tanto. Poche occasioni, aveva la chiave della partita sulla sinistra. Non eravamo andati troppo a spingere. Occasione grande del Toro dalla sinistra, cross e miracolo di Szczęsny su un colpo di testa di Sanabria. E lì ho pensato, ragazzi, ci è andata bene, dobbiamo cercare di venirne fuori da questa cosa, non accettarla, venirne fuori. Detto, fatto. Dopo 3 minuti Bremer bruciato, anticipato dal cross di Ilic della tre quarti, costruzione del Torino molto abile sulla tre quarti. Gol di Sanabria, Szczęsny prende gol sul suo palo con l'attaccante che riesce a tirare praticamente al limite dell'area piccola. E qui penso, ecco, Bremer, l'ex, e mi fa l'errore grave da matita blu perché me lo deve seguire lì. Non può permettere che l'attaccante tiri in quel movimento lì. La deve leggere prima, deve arrivare prima. Questo è un errore e siamo ancora sotto.
se non fosse che Danilo in questa stagione ha deciso di fare tutto lui, perché veramente la stagione di Danilo quest'anno è a dei livelli altissimi, astronomici, gigagalittici. Non esiste la parola, me la sono inventata adesso, l'ho coniata in questo momento per descrivere l'annata di Danilo. Insostituibile, giocatore sempre presente, giocatore importante che fa gol importanti, con lo stacco di testa, con la frustata di cattiveria violenta che sbatte sul palo con l'High Technology per la seconda volta di fila dopo la tripletta di Maria. Anche il gol di Danilo, che è entrato di mezzo metro nella porta difesa da Milinkovic-Savic. 2-2 a fine primo tempo, con la Juventus che ha dormito pesantemente in occasione del due gol del Toro. Poi c'è stata una partita in cui la Juve comunque fa due gol, ma c'era stato del sonno. Io sentivo il rumore delle russate, sentivo il naso dei giocatori della Juventus che russava, perché abbiamo dormito. Secondo tempo non inizia meglio, 47esimo, 4 contro 3 dei giocatori del Toro. Miranchuk conclude largo, per fortuna quella palla esce, ma lì io sono lì che dico: ragazzi, ma cosa stiamo facendo? Siamo ancora lì ballerini, queste occasioni non le possiamo concedere. E poi c'è una grandissima occasione per la Juventus che parte da dietro, palla lunga su Vlahovic, ripeto, gran partita di Vlahovic, spalla alla porta, sponda per Fagioli nello spazio che la mette a rimorchio, doppio tunnel sotto i piedi dei difensori avversari, Vlahovic a tu per tu con il portiere, con Nazionale, traversa da solo davanti alla porta, e lì penso: ragazzi, ma che partita ne sta venendo fuori, occasione da una parte, occasione dall'altra, perché il Toro ha fatto una partita gagliarda, ha rischiato di andare sul 4-3 a Torino, casa nostra, partita eccezionale del Toro, ma quando abbiamo l'opportunità di, non siamo riusciti a spingere quel pallone dentro. Di Maria non magico come nelle precedenti apparizioni, questa sera un po' opaco, ma dal calcio d'angolo pesca Vlahovic sul secondo, troppo difficile da mettere dentro. Al 61esimo Cuadrado strozza Di Mancino, palla che finisce a lato. Dal 62esimo pericolo di Singo che brucia i nostri, salta i nostri e poi strozza pure lui, tiro che finisce a lato. Al 64esimo c'è il pareggio delle traverse. Alessandro, 300 partite oggi in maglia Juve, sbaglia da dietro. Rabiot viene anticipato, tacco del giocatore del Torino che interviene. Linetti a giro con il mancino, per fortuna c'è la traversa. Una traversa a testa. E qui la partita è ancora molto equilibrata, aperta a qualsiasi risultato. E poi Allegri decide di fare i cambi. E che cambi! Perché se una squadra si permette di mettere dentro Pogba e Chiesa e De Sciglio, perché il terzo cambio era quello, sembrava il meme, no, dei draghi con le teste, Pogba, Chiesa, poi un drago così metti dentro De Sciglio, quello è il meme, cioè del triplo cambio, però va benissimo, che cosa volevo dire, ma lì cambia la partita, lì cambia veramente la partita. Basta far passare due minuti, Fagioli per Chiesa da calcio d'angolo, Chiesa con il mancino la mette dentro, incornata di Bremer, gol dell'ex, che va a farsi perdonare di quell'errore ed esulta, e con che gusto esulta per questo 3-2 Juve che per la prima volta è in vantaggio nel derby. Attenzione, non è così scontata questa cosa, perché la Juventus in stagione soltanto due volte in questa stagione era riuscita a vincere una partita prendendo almeno un gol. La Juve non è abituata a prendere gol, quando prende gol la Juve si scioglie come neve al sole, non fa più la partita. Soltanto Monza e Maccabi, le uniche due partite in cui prendendo gol eravamo riusciti a vincere. Qua ne avevamo presi due. Non è scontato fare il terzo. Non è scontato che te lo faccia un altro difensore, non è scontato che te lo faccia Bremer dopo l'errore grosso. Però è scontato che quando entrano due come Chiesa e Pogba, i giri del motore debbano alzarsi, la qualità debba alzarsi, le occasioni debbano essere di più. E credo che sia stato anche un contraccolpo psicologico importante per il Toro. Decisamente importante questo contraccolpo psicologico. Cavolo, ma loro sono qui che stanno facendo una partita quasi come la nostra, forse noi qualcosina di più nel generale, le occasioni bene o male grosse sono quelle, e adesso mettono dentro Chiesa e Pogba e dopo due minuti ci fanno gol e vanno in vantaggio. Cosa succede? Che la Juve macina ancora e sembra avere proprio un piglio diverso
con questi giocatori in campo. Un piglio differente. Dal primo minuto uno come Barrenechea, che non aveva praticamente mai giocato con la Juve. Prendiamo gol subito, recuperiamo, riandiamo sotto, rirecuperiamo, occasioni, traverse, doppio cambio, ci va. E la Juve diventa padrona del match. Tiro di Pogba da lontano, poi fallo su Pogba, punizione. Da quella punizione nasce anche il gol di Rabiot, che era andato davanti alla difesa a fare il regista, quindi una posizione assurda. Tra l'altro mi ha fatto ridere che in telecronaca abbiano detto, Allegri aveva detto ci va Fagioli e poi Pogba e Rabiot si sono organizzati. Ma cosa vuol dire? Ma in che senso? Ma com'è possibile questa cosa? Sono curioso di ascoltare le parole di Allegri per capire se effettivamente è confermato, ma mi sembra qualcosa di molto particolare. E la Juve trova il quarto gol, la rimonta è completata, la partita è chiusa, i tifosi festeggiano e la Juve in questo momento inizia a respirare una seconda parte di campionato che da domani potrà essere diversa anche per via di quello che si deciderà in tribunale, per quello che sarà l'esito del ricorso. Non tanto per lo scudetto, perché quello del Napoli, ormai è del Napoli, meritatissimo del Napoli, ma per dare un senso differente a quella che è un'annata che ci ha già riservato troppe cose negative e che potrebbe iniziare in questo momento a farci respirare qualcosa di diverso. Perché noi, e per noi intendo tifosi, ci meritiamo assolutamente qualcosa di diverso. Io stasera mi sono divertito. Una Juve che ha lasciato decisamente di più il possesso palla al Torino per scelta, ma una Juve che poi è riuscita nei momenti decisivi a far valere il suo tasso tecnico superiore e portare a casa una vittoria nel derby, che ancora una volta si conferma una partita infinita, una partita che si sblocca dal 70esimo in poi. Forza Juve ragazzi, buonanotte.